Il capitolo 1049 ha confermato alcune nuove informazioni. Ed ecco cosa ho pensato sia successo durante l'incidente di God Valley. È stato preannunciato che a Kaido gli sia successo qualcosa di grave, che ha portato Big Mom a riferirsi a lui come quella cosa. Con l'ultimo capitolo, è stato praticamente confermato che Big Mom non ha più visto Kaido dopo l'incidente di God Valley, fino a quando non è diventato imperatore. L'incidente di God Valley ha incoronato Kaido con l'epiteto di incarnazione della brutalità, e più avanti nel capitolo, spiega la brutalità di Kaido come piena anarchia e sopravvivenza del più forte. L'incidente di God Valley è stato anche il momento in cui Big Mom ha dato a Kaido il suo frutto del diavolo, il drago azzurro, per il quale è in debito con lei per il resto della vita. È possibile che Big Mom abbia salvato la vita di Kaido durante God Valley? Il punto è che Kaido e Big Mom sembrano odiarsi, nonostante questa abbia dichiarato di considerarlo ancora come un fratello minore. Quindi, ci sono molti messaggi contrastanti che stiamo ricevendo, e che sono legati all'incidente di God Valley. Ma ci sono alcune domande da porsi. Cosa ha spinto Kaido ad evitare Big Mom? Perché questa ha chiamato Kaido? Quella cosa. Perché ha detto che Kaido era in debito con lei? Big Mom ha visto Kaido trasformarsi, e non ha battuto ciglio, né si è spaventata quando Kaido ha mostrato la sua forma Zoan completa, o quella ibrida. Credo che il fatto che Kaido venga chiamato l'incarnazione della brutalità sia legato a questi aspetti, e a ciò che è successo a God Valley. Questi aspetti sono legati al vero potere del frutto del drago azzurro. Questo vero potere ha causato una spaccatura tra Kaido e Big Mom, la quale lo temeva. Un altro filo conduttore menzionato, che potrebbe essere una prova di ciò, è il frutto artificiale del diavolo di Vegapunk, che ora possiede Momonosuke. Sappiamo che Vegapunk è un super genio, e che nonostante il suo frutto artificiale sia stato considerato un fallimento, è quasi una versione esatta di quello di Kaido. Ma questo porta a un altro problema. Perché è stato giudicato un fallimento? Perché l'agente Bowler della CP0 era contento che fosse un fiasco? Innanzitutto, sappiamo già che il governo mondiale sta cercando di ricreare draghi artificiali in Punk Hazard, e che esistevano in una delle leggende di Ryuma. La leggenda di Ryuma ha impedito a Wano di essere attaccata dal governo mondiale. Quindi, come si ricollega tutto questo a Kaido? Forse, il frutto di Momonosuke è considerato un fallimento perché Vegapunk non è riuscito a ottenere un'abilità specifica che possiede il frutto di Kaido. Vegapunk sta cercando di replicare il vero potere del frutto, che si attiva durante il risveglio. Per quanto ne sappiamo, il frutto di Momo funziona quasi esattamente come quello di Kaido, ma non essendo abbastanza addestrato o esperto, non riesce ad usare tutte le sue normali capacità, come la manipolazione del clima. Come vedremo in seguito, quando Momo invecchierà normalmente, il suo drago sarà più simile a quello di Kaido, e potrà persino creare le nuvole di fiamma. È probabile che possa fare le stesse cose di Kaido, una volta che sarà addestrato correttamente. Pertanto, la conclusione logica è che l'unica abilità rilevante nell'arsenale di Kaido, che Vegapunk e il governo mondiale potrebbero voler replicare, è il suo risveglio. Altrimenti, non sappiamo perché sia stato considerato un fallimento, visto che la manipolazione del clima atmosferico di Kaido non è poi così potente, dato che abbiamo vari personaggi che possono farlo, in una forma o nell'altra. L'unica altra abilità possibile sarebbe il risveglio. È l'unico momento in cui Kaido avrebbe potuto risvegliare il frutto del diavolo, per far sì che il governo mondiale ne venisse a conoscenza, sarebbe stato durante l'incidente di God Valley, che ha coinvolto molti draghi celesti. Quindi, tutto si ricollega all'incidente di God Valley. Tutto questo spiega non solo perché Big Mom chiama Kaido in quel modo, ma anche il perché il frutto artificiale creato da Vegapunk sia considerato un fallimento. Inoltre, spiegherebbe anche come Kaido abbia ottenuto l'epiteto di incarnazione della brutalità, e forse il suo futuro epiteto di creatura più forte. Sono tutti legati al risveglio. Abbiamo già la prova che Kaido sa esattamente cosa sia il risveglio. Anche se tutto questo è vero, come avrebbe fatto Kaido a ottenere un risveglio fin dal suo primo utilizzo in God Valley? Il risveglio non dovrebbe dare il pieno controllo del proprio corpo? Questo potrebbe trovare risposta in una delle trame più vecchie dell'opera, legato alla gigantificazione e al Monster Point di Chopper. Se ne parla in questo innocuo flashback con Chopper e Caesar.
Caesar paragona letteralmente il Monster Point di Chopper alla gigantificazione, e i Numbers sono letteralmente degli esperimenti falliti di gigantificazione. E questi sono stati con Kaido per oltre 20 anni, quando li abbiamo visti nel flashback di Oden. Consideriamo quindi l'abuso delle Rumble Balls che hanno portato Chopper a perdere il controllo del suo corpo, forzando il Monster Point, e causando una specie di risveglio incontrollato, che lo ha portato ad attaccare con estrema brutalità, amici e nemici. È molto probabile che la forma mostruosa di Kaido sia dovuta a un esperimento di gigantificazione, che lo ha portato ad impazzire e uccidere tutti, amici e nemici, nell'incidente di God Valley. Questo spiega perché Big Mom ha abbandonato Kaido, e lo chiama quella cosa. Spiega inoltre il suo appellativo di creatura più forte, e incarnazione della brutalità. Kaido è stato sottoposto ad esperimenti, e costretto a una forma di gigantificazione, portandolo ad un risveglio incontrollato. Potrebbe essere classificato come un risveglio forzato, che se il corpo e la mente non sono pronti, può causare effetti dannosi. Come l'impossibilità di controllare il proprio corpo, come si è visto con Chopper e le guardie di Impel Down. Chopper è svenuto, e non ricorda cosa sia successo, dopo il suo Monster Point. Le guardie di Impel Down e i Numbers hanno praticamente perso la testa, a causa di queste forme. Questo spiega, inoltre, la simpatia di Kaido nei confronti di esperimenti, come King e i Numbers, e il motivo per cui il frutto artificiale del drago di Vegapunk sia considerato un fallimento rispetto a quello di Kaido. Volevano replicare il risveglio di Kaido, senza però riuscirci. Siamo giunti al termine del video. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina.